qui l'affare si complica. L'AIFA non ha visto gli studi corretti, la carta che ha sdoganato la clorochina. C'è un documento, dietro alla decisione del Consiglio di Stato, di autorizzare l'uso dell'idrossiclorochina nella cura del Covid. La verità ha potuto prenderne visione. Si tratta di un testo lungo, 29 pagine, datato 7 dicembre 2020 e firmato dal professor Alessandro Capocci, cardiologo e già direttore della scuola di specialità in malattie cardiovascolari presso l'Università Politecnica delle Marche, dal professor Luigi Cavanna, oncologo e direttore del Dipartimento di Oncologia Ematologia dell'azienda ASL di Piacenza e dalla dottoressa Paola Varese, oncologa e direttore di medicina generale del presidio ospedaliero di Ovada. Tre stimati professionisti, le cui dettagliate tesi hanno convinto i giudici a ripristinare l'uso off-label del farmaco, cioè per scopi diversi dai quali è stato inizialmente concepito, cancellando di fatto il divieto espresso lo scorso 26 maggio dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Allora, precisiamo che sotto a tutte queste cose, no, ci sono interessi grandissimi, perché sta come cavolo si chiama, sto idrossidoclorochina. Sembra che costi una stupidaggine. La decisione dell'AIFA di vietare l'uso dell'idrossiclorochina per la terapia del Covid-19 al di fuori del trial clinici è inspiegabile, sia considerando i canoni della medicina basata sull'evidenza, sia richiamandosi a norme decisionali come quella del principio di precauzione e norme deontologiche come quello dell'autonomia decisionale del medico, spiegano i firmatari della relazione medico-scientifica sull'utilizzo dell'idrossiclorochina ai primi sintomi della patologia SARS-CoV-2. L'errore di fondo dell'AIFA sarebbe stato quello di prendere in considerazione studi dei quali gli autori evidenziano i limiti metodologici e l'irrilevanza in merito al criterio di validità esterna, cioè quello relativo all'applicabilità dei risultati di una ricerca al mondo reale. C'è da dire che questo farmaco era stato consigliato da Trump e da Salvini, quindi motivi sufficientemente validi per dire: ma che stiamo a scherzare? È una cazzata. Come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, il regolatore si sarebbe concentrato su trial condotti su pazienti in fase già avanzata della malattia e comunque già ospedalizzati, oppure, dal capo opposto dello spettro patologico, sulla profilassi preventiva dell'infezione da SARS-CoV-2, ma è pacifico e non è nemmeno qui in discussione che l'idrossiclorochina non svolga alcun effetto in una fase avanzata della malattia. Quindi è sempre questione di tempo, no? Allorché si siano sviluppati i sintomi più gravi, come la polmonite bilaterale, né svolga alcun ruolo in fase di profilassi. È come in pratica il paziente che ha bisogno di un intervento medico, no? Se tu aspetti per dire vediamo e valutiamo una cosa e un'altra, quello muore, a quel punto l'intervento non serve più. Sempre per usare le parole dei giudici, il problema è un altro, cioè accertare invece se l'idrossiclorochina possa svolgere un efficace ruolo terapeutico in fase precoce di sintomatologia, con una finestra di attività massima tra 0 e 6 giorni dall'esordio dei sintomi. Per
Perché, come spiegano gli autori della relazione scientifica, pazienti che si trovano in stati diversi rispetto a questa finestra temporale potranno difficilmente giovarsi della somministrazione del farmaco. Nello stato avanzato, in quanto l'idroclorochina non ha più un ruolo da svolgere, nella profilassi, perché non ne ha nessuno da svolgere. Non è tutto, perché i giudici bacchettano AIFA anche sugli studi eseguiti su setting non ospedalieri, cioè più adatti, cioè a valutare l'efficacia del farmaco. Quelli citati sono solo due e mostrano vistosi limiti, però l'accusa rivolta ai giudici di ficcare il naso in materie strane alla loro competenza, perorati dai giornaloni nostrani e dai virologi da talk show, si sbriciola sotto i colpi delle motivazioni della sentenza. Viene ribadita nero su bianco l'assenza di dati certi, univoci, concordanti, e la difficoltà ad acquisire evidenze sperimentali attendibili, capaci di assicurare una risposta rassicurante in termini di migliori prove di efficacia clinica sull'utilizzo del farmaco nei tempi rapidi imposti dalla gravità della situazione. Anzi, i dogati ci tengono a precisare che non compete a questo Consiglio valutare e men che meno decretare l'efficacia terapeutica dell'idrossiclorochina, proprio per i limiti connaturati al suo sindacato giurisdizionale. Ma una cosa è certa, e cioè che la perdurante incertezza circa la sua efficacia terapeutica, ammessa dalla stessa AIFA, non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l'irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale da parte dei medici curanti in base ad una conclusione. Ora, è ovvio, no, che se puta cazzo, mentre si stanno testando questi nuovi vaccini, eccetera, eccetera, sul quale sono state investite risorse, soldi a dismisura, una cosa e un'altra, esce fuori che c'è un farmaco che, se preso in una finestra dai 3 ai 6 giorni, risolve il problema, tutta sta roba si fa benedire. E allora, se no, io il giornalone del sistema, del regime, che ce l'ho a fare se poi non difendo dove ho fatto gli investimenti? Per chi ha letto le carte, il punto dirimente della questione però è un altro: il garante di una valutazione rischio-beneficio del farmaco relativa al singolo paziente è solo e soltanto il medico che lo ha in cura, scrivono Capucci, Cavanna e Varese, un principio accolto in toto dal Consiglio di Stato. La scelta se utilizzare o meno il farmaco in una situazione di dubbio e di contrasto nella comunità scientifica, sulla base di dati clinici non univoci circa la sua efficacia nel solo stato iniziale della malattia, deve essere dunque rimessa all'autonomia decisionale e alla responsabilità del singolo medico. Rimane un tragico dubbio: se AIFA non avesse privato i medici della libertà di cura restituita loro solo oggi dai giudici, gli eventi avrebbero potuto prendere un'altra piega. A fronte di oltre 6 mesi di esperienza di questa malattia, diverse linee guida uscite hanno sconsigliato vivamente, quando non impediscono ope legis, qualsiasi trattamento domiciliare. Hai capito? Scrivono i difensori dell'idrossiclorochina. Mentre emerge chiaramente che i malati tardivamente curati hanno una prognosi peggiore, tutti a puntare il dito contro la movida, ma per i firmatari l'elevata mortalità degli ultimi periodi dei malati Covid è verosimilmente collegata ad un mancato trattamento precoce della malattia, un'accusa pesantissima che, se verificata, potrebbe riscrivere la storia della pandemia. Che vi devo dire? Queste sono le considerazioni, come dire, cliniche. E poi ci sarebbe, scusate, può darsi che sia un mio pallino, ci sarebbe da valutare tutte le omissioni delle varie forze dell'ordine, dalla polizia locale
alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza. Su questi raggruppamenti, rassemblement di smutandati, che nei momenti, in particolari momenti della giornata, si trovano concentrati in particolari luoghi. Io mi chiedo, per esempio, no? Ma cosa aspetta il sindaco a disporre la chiusura di certe attività commerciali che, come per esempio a Frascati, è stato rilevato alla chiusura o alla messa sotto sorveglianza di certe attività commerciali che a una certa ora della giornata vengono prese d'assalto da questi smutandati, sti poveri giovani che, per carità, siccome stanno senza la scuola, senza momenti di aggregazione e una cosa un'altra, vanno ai supermercati a rifornirsi di alcolici, birra e cose varie, e poi se li vanno a ciucciare in qualche pincetto, in qualche pincetto, in qualche stradina dove vicino ai parcheggi dei taxi, tu ne conti 30, 40 tutti insieme, qualcuno che ha mascherina, la maggior parte senza, a 20 centimetri di distanza. E qua le responsabilità saranno grosse, perché prima o poi sarà un anno, saranno due anni, sta pandemia finirà, e poi vediamo se per il reato di pandemia, di ammassamenti di massa, quant'è la prescrizione? Poi vediamo come funziona questa storia.